Cordiale buonasera amici di Radio Siena TV, benvenuti alla nostra decima puntata di Basket Forum. Questa sera ovviamente parleremo di tanto basket. Vado subito a presentare i nostri ospiti alla mia sinistra. Inizio da più lontano, Francesco Braccagni, Buonasera. responsabile del mini basket alla Bisnelli Costone. Quindi è un gradito ritorno il suo anche qua da noi. Michele Catalani, ne abbiamo parlato la scorsa settimana anche con l'amministratore delegato nonché presidente Francesco Bertoletti, e mi fa piacere averlo qua, responsabile del settore giovanile della Sanbrief Mezzana Siena. Buonasera Buonasera. Michele, grazie di essere qua con noi, ovviamente grazie anche alla Mezzana. E Andrea Zanotti, fedele collaboratore, ormai possiamo dire, con il quale commentiamo le nostre telecronache dal Palasport insieme a Sandro Bonelli e il commento tecnico ovviamente quello di Andrea. Tante le cose di cui dovremmo parlare, l'ho detto inizialmente, andiamo subito a vedere quello che è successo domenica scorsa, un'altra sconfitta purtroppo per la Sanbrief Mezzana Siena. Intanto andiamo a vedere la grafica dei risultati che si sono succeduti proprio domenica scorsa. Scafati Biella 87 a 90, Treviglio Sanbrief Mezzana Siena 86 a 78, Tortona Trapani 73 a 83, Rieti Casale Monferrato 64 a 71, Agrigento Virtus Roma 101 a 72, Latina Reggio Calabria 93 a 91, Eurobasket Roma Legnano 82 a 81, Napoli Basket Cagliari 94 a 93. Partite tutte abbastanza tirate. Per una classifica, a parte Agrigento Virtus Roma, per una classifica che vede ovviamente a punteggio pieno sempre Casale Monferrato, 10 giocate, 10 vinte, a 20 punti. Quindi Biella a 16, Scafati, Trapani, Legnano e Agrigento a 12 punti, Latina, Tortona, Cagliari a 10, Reggio Calabria, Eurobasket Roma, Treviglio a 8, Sanbrief Mezzana Siena a 6 insieme a Rieti, Napoli e Roma a 4. Lo ricordiamo, Latina e la Sanbrief Mezzana Siena hanno una partita in meno, verrà recuperata domani sera ore 20:30. Noi ci saremo e ve la racconteremo in diretta ovviamente sulle nostre frequenze, come stavo dicendo, sia con Sandro Bonelli che con Andrea Zanotti. Intanto però andiamo a parlare di quella che è stata la sconfitta di domenica scorsa. Una sconfitta purtroppo dopo tre quarti e mezzo comunque abbastanza intensi. Ne parlerei con Michele intanto, se hai avuto modo anche di poterla vedere la partita, perché eri fuori Sul fra play by l'altro. play, sì, eravamo di rientro dalla tappa di San Pietroburgo e sul play by play seguivamo tra aeroporti e robe varie l'andamento della gara. Sì, comunque credo che fossero anche il play by play fosse abbastanza eloquente sull'andamento della partita. Nel momento credo più concitato della gara abbiamo perso dei palloni probabilmente troppo banali per poterci permettere di rientrare in partita. È maturata una sconfitta che è figlia comunque di tante piccole cose che vanno corrette velocemente per affrontare già le prossime gare, però insomma, tanto sulla partita scorsa credo che ci sia poco da recriminare in una situazione del genere. Penso che si debba guardare rapidamente avanti e cercare di capire quelle che possono essere le prospettive già nella partita di domani sera con Latina. Francesco, invece il tuo Sì, io l'ho parere? visto un po' in televisione a pezzi e bocconi, però mi è sembrato di giocare contro una squadra, una cosa che per ora secondo me la Mezzana non riesce a fare. Treviglio è un'ottima squadra, un buon gruppo, hanno giocato di squadra in tanti momenti dove magari erano in difficoltà, hanno tirato fuori qualcosa in più che la Mezzana non ha fatto, ecco. E poi hanno trovato dei canestri importanti anche con gli ex Tommaso Marino, oppure poi sotto Emanuele Rossi mi sembra abbia fatto un partitone insieme agli altri due americani, ecco. Però mi è sembrato proprio un discorso più di squadra, che cosa che la Mezzana in questo momento non riesce a fare. Allora Andrea, invece il tuo commento tecnico, 22 a 14 il primo quarto, 20 a 22 il secondo, quindi il secondo vinto dalla Sanbrief Mezzana, 25 a 23 il terzo e 19 pari l'ultimo quarto. Quindi c'è stato forse un pochino un avvio un pochino più faticoso e poi un po' questi alti e bassi di cui parlavo. Abbastanza alti e bassi, c'è stato due momenti, come dicevi giustamente Michele, in cui magari potevi quagliare un po' meglio lo sforzo fatto per recuperare e magari mettere anche la testa avanti, errori che
che non ci hanno permesso di poter mettere, andare avanti nel punteggio, che poi penso che sia un po' anche quello che manca in questo momento alla squadra, cioè trovare dal niente quel briciolo di fiducia in più per poter, che poi ti aiuta a far sì che tutto ti riesca con un po' più di facilità. Questo domani sera, per esempio, lo parlavamo prima fuori onda, domani sera penso siano fondamentali i primi minuti della partita, no? Perché se te riesci ad approcciare alla partita bene è un conto, venendo dalle situazioni di difficoltà in cui viene la Mezzana, approcciare la partita negativamente potrebbe essere ancora più difficile contro una squadra latina che è una signora squadra. Alcuni aspetti, abbiamo parlato diverso come argomento nelle scorse puntate di Eston Turner. Turner a Treviglio ha presentato questi 22 punti, quindi chi lo attendeva un po', ne abbiamo parlato anche noi in trasmissione, sicuramente ha dato una risposta importante. Ci aspettiamo ovviamente il suo andamento sia sicuramente più continuo. Ibans invece 9 punti, e quindi ovviamente si va un pochino subito a vedere quello che è stato il ruolo dei due americani, Andrea. E poi invece, visto che qui c'è anche Michele Catalani, si continua con questa marcia di Marco Simonovic, 17 punti, il suo apporto è stato notevolmente importante. Sì. Però ecco, vediamo un attimo il discorso dei due americani. Allora, sicuramente la nota positiva della partita è il rendimento di Simonovic. Detto questo, i due americani sono ovviamente, devono essere il fiore all'occhiello della Mezzana, però se mi permetti, per me in questo momento c'è bisogno di tutti. C'è bisogno che loro facciano il loro e che quindi loro garantiscano il loro apporto in doppia cifra, però c'è bisogno anche gli italiani mettano in campo quello che ci aspettiamo da loro, chi in punti segnati e chi il rendimento difensivo. Io ho sempre sostenuto dall'inizio dell'anno che il problema della Mezzana è la difesa. Non si può, Matteo Mecacci in conferenza stampa lo ha detto, non si può pensare di vincere le partite a qualsiasi livello, a questi livelli ancora di più, cercando di fare un canestro più degli altri, perché perdi quasi sempre. E questo è il problema su cui dovranno ribattere, lavorare, però c'è bisogno della squadra, perché poi alla fine questo è uno sport di squadra e, come diceva giustamente Francesco, domenica abbiamo giocato contro una squadra, contro un gruppo, e quindi dobbiamo essere, la Mezzana deve essere tutti insieme un gruppo. Poi nel gruppo c'è quello che tira di sciabola, quello che tira di fioretto, quello che mette il mattone, quello che suona il violino, però poi c'è bisogno di tutti. Se riguardiamo i risultati, intanto vorrei la regia se ci rimanda i risultati di domenica scorsa, a proposito di quello che sta dicendo Andrea, però in generale è un campionato dove, eccoli qua, e punteggi sono tutti alti. Se noi guardiamo Rieti Casale Monferrato 64-71, poi tutto il resto si viaggia su punteggi alti, quindi è vero quello che dici, il discorso della difesa, Michele, però come mai? Cioè, è un campionato improntato a fare canestro, o nessuno difende, se portiamo un buona compagnia. No, beh, sicuramente ora non so i risultati delle scorse giornate se ricalcavano lo stesso andamento. Sono d'accordo con quello che diceva adesso Andrea, sicuramente il rendimento dei singoli è atteso e deve alzarsi, ma c'è necessità di veder muovere qualcosa in termini di collettivo. Il fatto che Ibanks abbia più faticato oggi rispetto alle ultime uscite è forse parzialmente indicativo, perché magari domani sera Ibanks riesce a trovare gli spazi e la fiducia che non ha trovato a Treviglio. Credo che quella di Marco sia una buona notizia, anche se credo che abbia tanti margini. Credo che comunque ad occhio, ad aver intuito che la buona prestazione di Marco sia coincisa probabilmente con delle scelte precise di Treviglio, che probabilmente ha cercato di limitarci più dall'arco, lasciando qualche spazio libero a lui, che ha
che li ha ben sfruttati. Sicuramente Treviglio è riuscito a togliere il ritmo a tanti tiri che sono usciti, se non erro, vedendo anche le statistiche, vedendo dei pezzi di partita in video, sono usciti anche tanti tiri aperti, quindi al di là delle dinamiche del gioco probabilmente serve ancora qualcosa in termini di fiducia, che tante volte nasce da quello che diceva Andrea, dalla difesa, perché se riesce a difendere, riesce a correre il campo, riesce a tirare via qualche punto in contropiede, cosa che nelle ultime uscite è mancato sempre alla Menzana, perché ovviamente se giochi sempre con le difese schierate fatichi di più a costruire tiri. Se magari crescesse il numero di palle recuperate e di conseguenza di tiri in campo aperto, forse anche l'andamento delle partite sarebbe diverso, sicuramente ci sarebbe meno pressione sulla gestione tanti palloni. E Francesco, a proposito di difesa, poi andiamo a sentire quello che ha detto Matteo Mecacci. Te provieni anche da una scuola importante come quella di Dado Lombardi, che a Siena ogni tanto torna in mente, dove prima si parlava di difesa e poi si parlava di attacco, e comunque lui era sì, tremendo. Anche Andrea Zanotti, che ci ha lavorato insieme. Collini o Andrea, insomma. Sicuramente è una delle cose più importanti, non subire canestro, e ti permette di prendere fiducia, nonostante sia la cosa opposta, ma ti permette di prendere fiducia anche in attacco, magari riesci a fare determinate cose che non ti vengono proprio perché eviti di non prendi un canestro facile, e quindi metti in difficoltà l'avversario e prendi ancora più ritmo, ancora più fiducia. Effettivamente, tornando anche l'anno scorso, mi sembra la difesa della Menzana era una delle migliori, 2 anni fa uguali, e quindi questo qui sicuramente è una cosa dove ci dovrà lavorare forte. Penso che domani sera dovrà partire proprio da questa cosa qui, non facendo vedere che canestro l'avversario, e cercare di andare via soprattutto con ritmo in contropiede. Allora, andiamo a sentire, poi Andrea voleva fare un'aggiunta al volo. No, dobbiamo prendere anche coscienza di quello che è la realtà, no? Cioè, la realtà è quella che in questo momento non abbiamo delle grandissime percentuali del tiro da tre, e quindi chiaramente dobbiamo trovare più punti in contropiede. Siamo una squadra operaria e non c'è niente di male, siamo una squadra operaia, dobbiamo essere una squadra operaia, perché se garantiamo 90 punti allora possiamo cercare di vincere anche facendo un tiro in più, un canestro in più dell'avversario, ma siccome in questo momento non lo siamo, magari lo diventeremo, ma in questo momento non lo siamo, dobbiamo partire dalla difesa. Questo è il mio pensiero. Condivido. Andiamo a sentire intanto Matteo Mecacci, e oggi pomeriggio ai nostri microfoni di Radio Siena TV. Penso che in questo momento la nostra priorità sia parlare il meno possibile e fare parecchia legna sul campo di pallacanestro. La squadra non si è ripresa sostanzialmente, perché alla fine c'è una partita subito giovedì importante come quella di domani, e perché in questo momento è chiaro che dopo 3 sconfitte consecutive, dopo la partita persa contro Cagliari, la prima in casa, c'è anche un po' di frustrazione. Questo è normale. Siamo l'unica cosa positiva, se proprio vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, e che abbiamo avuto poco tempo per pensare alla partita di Treviglio persa, dato che c'era da preparare quella contro Latina. Adesso è chiaro che la nostra priorità non è più quella di riempirsi la bocca con tanti buoni propositi e tante belle parole, ma è quella di vincere una partita per respirare, per non andare ulteriormente in sofferenza e per cercare di tamponare una crisi dentro la quale in questo momento ci siamo completamente immersi. È una partita strana, come tutte le partite che vengono in un turno infrasettimanale. Latina è una squadra organizzata, è una squadra atipica, nel senso che è una delle poche squadre di questo campionato che gioca con 2 lunghi americani e gli esterni tutti italiani. Ha recuperato Tavernelli, che per loro è un giocatore chiave, viene da 2 vittorie casalinghe importanti ottenute dopo un supplementare sul filo di lana contro Scafati, una squadra che quindi viene al Palaestra senza pressione, pronta a rubare 2 punti che per la loro classifica sarebbero importantissimi. Di contro la pressione è completamente su di noi, quindi è una partita comunque difficile, però lo sono tutte. Noi in questo momento siamo una squadra che ha un brutto record e che è chiamata a dover riscattarsi. So che questa cosa ormai la diciamo da
quasi un mese, però è la realtà dei fatti, quindi una partita, ripeto, che sarà molto molto difficile, me l'aspetto anche molto nervosa, però dobbiamo riuscire a farla nostra in qualche modo. E negli ultimi tre giorni ovviamente siamo stati un po' diciamo così indaffarati nel migliorare alcune cose che riguardano il nostro repertorio offensivo e difensivo. Sicuramente Latina non è una squadra, dato che ci sono dei mismatch importanti sia per loro che per noi, che puoi difendere senza preparare qualcosa di tattico. Lo faremo, anche se dobbiamo ancora riuscire a capire se Andrea Casella sarà della partita oppure no, perché ieri sera purtroppo si è scavigliato e quindi se non lo fosse dovremo cercare di inventarci qualcosa sugli esterni per quanto riguarda le rotazioni. Bene, abbiamo sentito la voce di Matteo Mecacci poche ore fa con la nostra intervista e ovviamente le notizie, Matteo non si tira indietro dicendo siamo in crisi in questo momento, dobbiamo cercare di uscirne, domani sera sarà una partita fondamentale, importantissima, il problema però è ancora Casella che può veramente spostare il lago della bilancia soprattutto sugli esterni. Sì, sicuramente è un giocatore che ha buone percentuali per quello che abbiamo visto, buone percentuali nel tiro da tre, e poi purtroppo è reduce da una serie di infortuni per cui ultimamente ha giocato poco, ma poi a me mi ha impressionato anche dal punto di vista della leadership che lui può avere, o quantomeno del carisma che talvolta, se ti ricordi, in una telecronaca che abbiamo fatto, una delle prime partite, fu quello che dette la carica a un certo punto, mi sembra contro Napoli, se non vado errato, e quindi può essere un giocatore importante, però ripeto, in questo momento c'è bisogno di tutti, non c'è quello più di quell'altro, in questo momento tutti devono dare il loro, chi in un modo e chi in un altro. Allora, prima di andare in pubblicità ovviamente cerchiamo di cancellare, come ha detto la prova di Treviglio, non c'è spazio, non c'è tempo perché dobbiamo subito pensare alla partita di domani sera, quindi la sconfitta di Treviglio cerchiamo di dimenticarla prima possibile. Noi a proposito di domenica scorsa invece vogliamo andare a vederci le migliori 10 azioni che si sono succedute nel campionato girone ovest del campionato Old Wild West. C'è il blocco di Marcius che approfitta benissimo, gran pick and roll, gran palla, grande schiacciata di Marcius. Meluzzi che difende molto meglio. Solo Cass schiaccia due mani col tentativo di testa inutile. Williams che rotazione ancora, Evangelisti fino in fondo, lo scarico per Ambrosin allo scadere, errore, Guariglia! Colt Pin più schiacciata! Sotto per Stephens contro Basare che prende la linea di fondo e qua gli va a schiacciare in faccia. Per l'apertura per Sorrentino, la prima di Sorrentino, 94-91. We'll be right back.
nelle top 10 con azioni davvero belle. Abbiamo visto anche un assaggio dell'americano che ci troveremo davanti domani sera, cioè BJ Raymond. Noi nel frattempo ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ancora per la seconda parte di Basket Forum. Seconda parte di Basket Forum, con noi Francesco Braccagni, Michele Catalani, responsabile del settore giovanile della Menzana Basketball Academy, e prima mi era sfuggito, non l'avevo detto ovviamente, avevo detto solo Michele Catalani, responsabile del settore giovanile, e Andrea Zanotti, nostro collaboratore tecnico. Possiamo dirlo? Diciamo. Allora, abbiamo parlato della, ovviamente della sconfitta di Treviglio, abbiamo detto andiamo subito a proiettarsi verso quella che sarà la partita di domani sera, estremamente importante, con, contro Latina. Andiamo a sentire la scheda di Francesco Tubiana. Coach Francesco Tubiana, cosa ci ha preparato questa settimana? Buonasera a tutti. Giovedì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena al Balaestra la sfida tra Sound Reef Siena e Benacquista Latina, squadra avversaria che si trova settima in classifica con 10 punti, 5 vittorie e 4 sconfitte. Sarà importante per la squadra di Coach McCarci trovare una vittoria, perché non solo darebbe un po' di morale alla squadra e alla città di Siena, ma soprattutto permetterebbe alla Sound Reef di rimanere attaccata a tutte le ai gruppone di pretendenti ai playoff. Infatti a Ovest classifica molto corta, a parte per le prime due posizioni dove si trovano Biella e Casal Monferrato, che stanno mantenendo un buon ritmo di marcia. Ma analizziamo un po' la squadra di Latina. Rotazioni molto corte per Coach Cramenzi, infatti i minutaggi alti spaziano solo su 6 giocatori. Tra questi 6 giocatori ci sono ovviamente i due americani, uno di questo è Benjamin Raymond III. Vecchia conoscenza, infatti l'anno scorso giocava a Ferentino, dove viaggiava circa 16 punti di media, mentre a Latina la sua qualità di gioco è migliorata e anche la sua capacità realizzativa. Infatti viaggia a 23 punti di media, tirando poi il 50%, tutto questo condito con 9 rimbalzi a partita. L'altro lungo è Josh Richardson, giocatore nuovo per questo campionato, ma lungo molto duttile. Infatti, rispetto a Raymond, ha un'altra struttura fisica, molto più longilinea e esile. Infatti, grazie alle sue capacità atletiche, può essere utile sia in difesa che in attacco. Non disdegna per niente l'uno contro uno frontale. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo Tavernelli, giocatore appena rientrato da un piccolo stop di 4 partite dovuto a un infortunio muscolare. Ora non è ancora al 100%, ma può essere una brutta spina nel fianco per la Sound Reef Siena. Il playmaker titolare è Marco Laganà, play di quasi 2 metri, molto bravo nelle situazioni di pick and roll, soprattutto grazie alle sue lunghe leve a giocare uno contro uno prendendo contatto con gli avversari. In difesa invece fa un po' di fatica, soprattutto negli esterni più piccoli di lui. Menzione diciamo speciale per Andrea Saccaggi, perché è il fratello del nostro capitano Lorenzo Saccaggi, che sta adesso, Andrea, affrontando una delle migliori stagioni per lui in L2. Infatti viaggia quasi a 10-11 punti di media. Squadra Latina che predilige le situazioni di pick and roll, okay? Per provocare cambi difensivi e quindi situazioni di mismatch, quindi accoppiamenti favorevoli per loro, oppure per usare le sponde e creare delle situazioni di close out per la difesa e quindi facilitare l'uno contro uno degli esterni. Una partita quindi non facile per Coach McCarci, che dovrà affrontare questa temibile Latina, ma soprattutto dovremo cercare di trovare la quadra di un gruppo con molto talento, ma che spesso e volentieri si perde in un bicchiere d'acqua. Piccola nota a margine, speriamo anche di sfatare il tabù Franceschini, che fino adesso ha portato veramente sfortuna quanto un gatto nero che rompe uno specchio passando sotto una scala. Buona serata a tutti. Grande coach, scusatemi però, ci siamo un po' messi a ridere tutti quanti, perché tutta la sera che non sappiamo se dire o non dire questa percentuale del 100% di Pippo Franceschini, e coach Tubiana ci ha stupito a sorpresa, e quindi niente, vabbè, Pippo in questo momento ci guarderà, non ce ne voglia, però in questo momento le statistiche, andiamo a parlare con un uomo invece di statistiche se ne intende, che è Giuseppe Nigro, che noi abbiamo già in diretta. Giuseppe, buonasera.
Ciao Andrea, buonasera a tutti in studio, a tutti gli ascoltatori e gli spettatori. Ci siamo soffermati ormai, Beppe, sui numeri, perché Tubiana ha concluso con questa 100% di Pippo Franceschini, purtroppo, e quindi ci siamo un attimino stupiti. Sì, però, magari approfondiremo anche noi sul blog, no, scherzo. Diciamo che magari si sapeva che c'era bisogno di spalle larghe per questo periodo ed è arrivato per questo, diciamo così. Allora, assolutamente Beppe, tornando a quanto successo e a quello che dovrà succedere, intanto l'analisi la tua analisi su domenica scorsa, brevemente abbiamo già avuto modo di leggerti comunque ancora una volta sul tuo blog Palla a Cerchio, quello che ne pensi a partire da Treviglio e poi quello che ci aspetterà domani. Ma è più che la partita in sé, che in realtà è stata diciamo un ulteriore passo verso non vedere in questo momento dei passi avanti, obiettivamente, e questo può essere o perché la squadra sta andando effettivamente indietro invece che andare avanti, oppure è ancora possibile, io tengo aperto questo cassetto, che al momento in cui tu decidi di cambiare radicalmente molti concetti attorno a questa sviluppata la squadra, adesso è come se fossimo dopo un mese e mezzo di lavoro. E quindi ci sta che si gioca peggio rispetto a quando i concetti precedenti erano consolidati, questo non vuol dire che va bene, però la partita di Treviglio mi ha fatto fare una valutazione, cioè che è arrivato forse il momento dell'anno in cui capire che questa è una stagione che va salvata, cioè non guardare come si è sempre fatto, vabbè, persa una partita, ma insomma l'obiettivo di lungo termine resta quello, no, secondo me a questo punto l'obiettivo di lungo termine diventa non perdere la stagione, cioè non evitare che questa stagione diventi un fallimento. Ho fatto l'esempio, l'anno scorso Casale è partita perdendo 8 delle prime 10 partite, Scafati e Reggio Calabria hanno finito la stagione salvandosi al play-out, due squadre partite per fare un campionato per salire di sopra, e si sono salvate al play-out cambiando mezza squadra. Ecco, questi sono i due modelli. Casale sapeva cosa fare, aveva le idee chiare, molto, molto chiare in società, tenuto la barra dritta anche quando le cose sono andate molto male, perché sapeva che stava facendo il lavoro giusto, e l'obiettivo della Mezzana è evitare una stagione di fallimento come ha rischiato di essere, ma in buona parte lo è stato, era peggio se andavano di sotto, ma insomma in buona parte lo è stato quello di Scafati e Reggio Calabria l'anno scorso. E questo sicuramente, quando parliamo, l'ho detto prima, di numeri, non manchi mai, è sicuramente acuta osservazione anche questa. A questo punto però ci aspetta una partita importante, Giuseppe, domani sera, una partita fondamentale dove esiste esiste solo vincere, non credo esista un risultato, pensare a un risultato diverso. Sì, certo, assolutamente. Poi è una settimana che tutte e tre le partite, obiettivamente, anche quella di Treviglio era una partita in cui finalmente la Mezzana aveva una trasferta alla sua portata, diciamo. Dopo che le prime erano state oggettivamente proibitive, questa era una finalmente la sua portata ed è stata forse quella che è andata peggio. Nei numeri c'è stata quella di Biella che è andata peggio, ma solo perché il down è arrivato in un momento diverso della partita, probabilmente. E così come la settimana finirà con un'altra trasferta insomma importante a Reggio Calabria, il problema è arrivarci alla terza partita in 7 giorni. In casa uno direbbe vabbè, almeno salviamo il fortino casalingo, ma abbiamo già visto come è andata l'ultima volta, così come ancora aspettiamo di vedere i risultati sul campo di questa punizione che ci sono state dopo Cagliari. Quello che dico io è forse c'è tutta la caccia al colpevole, le responsabilità ci sono obiettivamente, perché ci sono state e sono stati fatti degli errori. Credo che sia il momento in cui, non voglio fare quello, no, un colpo di spugna, va bene tutto, però anzi noi siamo stati critici e continueremo ad esserlo se ci sono dei motivi per esserlo, però forse è il momento dell'anno in cui avere pazienza, perché continuare a inseguire dei cambiamenti da fare, ecco, forse proprio per quello che dicevo prima, è il momento in cui fare con quello che c'è e cercare di far bene con quello che c'è e avere pazienza, che alla fine in qualche modo le cose si non diventa una squadra da promozione, ma che si trova un equilibrio attorno a cui poter vivere la stagione. Che questo possa succedere domani non lo so, è l'auspicio di tutti,
credo che ci siano i presupposti perché si possa cominciare così, però anche l'inseguire continuamente le cose che non funzionano, che è la cosa che viene più immediata, spontanea a chiunque non è soddisfatto ed è deluso in questo momento tutti, però poi a un certo punto servirà anche costruire qualcosa, oltre a dire tutto quello che non sta funzionando, aspetta naturalmente per prima chi sta in campo e magari viene fuori qualcosa da domani. Una latina con degli americani sicuramente importante, anche una buona parte degli italiani, e viene a Siena sicuramente, come ha già detto Coach Mecacci prima, in maniera comunque tranquilla e sicuramente con una mente più sgombra. E cosa ti fa più paura di questa squadra? Conosco poco obiettivamente latina, non l'ho mai vista giocare, conosco al massimo i nomi dei giocatori, quindi non riesco a darti la risposta che meriteresti, però piuttosto credo che la Mezzana è focalizzata su quali sono i suoi grandi temi della stagione, che alla fine per vincere ha bisogno di segnare tanto e quindi ha bisogno di un attacco fluido e che poi questo attacco fluido porti prima di tutto a tirare, perché senza rifiutare i tiri, ma poi anche questi tiri entrano dentro. Io sinceramente ho cominciato a fare anche delle valutazioni se certi giocatori alla fine stiano andando meglio con dei tiri meno puliti, tipo Turner, che magari ha bisogno di tirare dal palleggio invece che tirare i piedi a terra perché magari si mette a ritmo meglio. Poi anche lì c'è la questione degli americani che evidentemente è centrale. Turner a Treviglio ha dato una risposta con l'aggressività iniziale, poi nel momento clou della partita è venuto a mancare come tutti gli altri, però una risposta l'ha data ed è venuto meno Ibanks, che invece era stato quello dei 38 punti con Cagliari, è già la seconda trasferta di fila che va così quando magari le mettono un po' di mani addosso. Quindi sicuramente, come abbiamo visto l'anno scorso con Arrel e Myers, anche quest'anno, anche se gli americani sono più forti, oltre a fermarsi da soli come a volte fa Turner, e poi anche gli altri imparano anche che se magari metti dei corti addosso a Ibanks o dei corti tra lui e il canestro, magari rende meno della partita da 38 punti che abbiamo visto. Proprio su Ibanks hai analizzato sul tuo blog l'aspetto di varie difese su di lui, e anche questo è un altro discorso abbastanza interessante, e comunque si torna sempre lì, con le mani addosso ha un pochino più di difficoltà di adattarsi, di adeguarsi a questo tipo di gioco, quando gli mettono le mani addosso lui rientra un po' in difficoltà. Sì, lui ha fatto un gran lavoro di Pier Francesco Pinella, direi di scouting, perché di questo praticamente si tratta, poi non è solo un discorso di fisicità da opporre, ma anche di scelte da fare, e anche il fatto che obiettivamente cioè giocare su quanto riesce a creare per gli altri, e i fattori sono due. Uno, Ibanks al momento non è molto portato a creare per gli altri, nel senso crearci un vantaggio e poi ad esempio quando mette palla a terra farla uscire di nuovo, ma allo stesso tempo anche gli altri quanto possono offrire di pericolo che magari aiuta Ibanks a non vedere tutto il resto della squadra battezzato dalle difese. Quindi i punti sul tavolo ce ne sono diversi. Bene Beppe, noi ti ringraziamo come al solito e invito tutti quanti ovviamente a leggerti sempre, oltre che sulla Gazzetta dello Sport, anche sul tuo blog Palla al Cerchio, perché sempre temi molto interessanti. Grazie di essere stato con noi. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Giuseppe Nigro, grazie tante, e ovviamente l'analisi, temi ci sono abbastanza per poter, ci vorrebbe forse qualche puntata per approfondire ulteriormente. Francesco? Sì, sicuramente la partita, per quanto riguarda la partita di domani, sarà una battaglia. Io credo che domani la Mezzana, più che cose tattiche, dovrà pensare a entrare in campo con un certo spirito, con una certa energia per poter portare a casa questa partita. Come ha detto Andrea, all'inizio sarà importantissimo perché magari sarà un attimo di, i giocatori saranno sicuramente tesi, e l'allenatore uguale, l'ambiente sarà teso, però sarà importante non pensare in quel momento a queste cose e cercare di andare dentro e dare il 100% e anche di più tutti. Non sarà una partita semplice perché, come ha detto Mecacci, Latina viene qua senza avere niente da perdere, noi invece abbiamo tanto da perdere
e quindi non sarà semplice, però credo che la Menzana domani in casa debba tirar fuori la partita dell'anno, insomma, della prima parte dell'anno. E, importante anche quello comunque che ha detto Giuseppe Nigro, non è il momento probabilmente, cioè, a questo punto abbiamo aspettato tanto, c'è da stare comunque tranquilli, nel senso sarà una partita importante, però è inutile a questo punto calarsi, mettersi, ci ha fatto l'esempio ovviamente di Casale dello scorso anno, riempirci di pressioni, potrebbero in questo momento forse fare peggio. Michele. Sì, sicuramente, però come diceva Francesco, è importante secondo me per la squadra innanzitutto per cercare di trovare le energie giuste, l'atteggiamento sarà fondamentale, è ovvio che il campionato è ancora talmente lungo che pensare che adesso o la partita di domani debba poi essere indicativa per il resto del campionato, ma nemmeno in caso, ovviamente, come speriamo tutti, di vittoria, non credo che sia il caso poi di abbassare la guardia, perché di cose da fare, come diceva Andrea poc'anzi, ce ne sono tante, e c'è da lavorare. Ci auguriamo che domani la prestazione abbia un profilo e uno spessore più alto rispetto alle ultime uscite, ma non sarà comunque una tappa di arrivo né in caso negativo né in caso positivo. Sicuramente è un momento di difficoltà, giocare in casa forse paradossalmente non è la cosa più comoda, anche per il tipo di avversario che arriva da vittorie sudate ma conquistate con sicurezza, per la tipologia di avversario, perché comunque una squadra, come ha detto Matteo anche nell'intervento, che ha scelto di spendere i due visti americani per, stranamente magari una delle poche che ha scelto entrambi i giocatori interni, sono fisici, hanno punti probabilmente nelle zone di campo dove noi siamo un pochino più scoperti, hanno fisicità, e poi secondo me una riflessione importante che ha fatto Beppe è il fatto che si debba essere nelle condizioni di reagire a quelle che sono le scelte avversarie. Penso che fosse scontato per un giocatore come Ibanks, che usciva dalla partita di Cagliari con uno scorer così alto, che Treviglio avrebbe cercato di limitarlo il più possibile. Se da parte del giocatore ci deve essere la necessità e l'urgenza di dover trovare altri spazi e non quelli abituali che via via gli verranno tolti, perché non credo che domani Latina non farà le stesse cose che ha fatto Treviglio nell'ultima partita nei confronti di Ibanks. Lì probabilmente ci sarà necessità che il giocatore trovi le energie mentali, fisiche e tecniche per trovare conclusioni diverse. Sarà una partita da giocare, sicuramente l'atteggiamento dovrà fare la sua parte, soprattutto nell'impatto. Americani interni, posso mettere, giustamente Michele stava dicendo, l'aspetto di avere due giocatori di potenza vicino canestro in un ruolo dove forse Siena in questo momento può avere più difficoltà, quindi magari cercare più ritmo, più velocità, a tuo parere? Sì, però la velocità la prendi se difendi, se sei padrone dei rimbalzi, quindi chiaramente è tutto un insieme di cose, no? Io penso in questo momento di difficoltà, più le cose si rendano semplici, più le cose si rendano facili, più si cerca di togliere orpelli a tutti i discorsi, e meglio è. Qui c'è da entrare in campo, da mettere tutto quello che uno può mettere per il bene della squadra, mettersi a disposizione l'un dell'altro, senza stare a fare tante congetture, quelle poi le devono fare chi le deve fare, cioè lo staff tecnico, preparare delle trappole o dei rimedi a quelle che potrebbero essere le nostre difficoltà, che come dicevi potremmo incontrare per esempio nella difesa dei lunghi avversari, però al tempo stesso magari li possiamo mettere in difficoltà noi i lunghi avversari, per cui alla fine poi possiamo stare qui a parlare tutto quello che vogliamo, ci vuole una prova particolarmente maschia domani sera. Bene, vedremo quello che accadrà domani sera, ovviamente andiamo a vedere anche quello che invece accadrà domenica prossima, perché poi domenica prossima immediatamente a distanza di 3 giorni ci sarà nuovamente una trasferta per quanto riguarda la Sanondri Fiumenzana Siena, che dovrà scendere sul campo di Reggio Calabria. Vediamo il programma anche del prossimo turno, Cagliari Eurobasket Roma, che si giocherà sabato, e poi ancora domenica Biella Tortona, Virtus Roma Treviglio, Casale Monferrato Latina,
Trapani, Agrigento, Napoli, Rieti, Reggio Calabria contro lo Soundry Femenzana Siena il domenica 10:18 e poi Legnano contro Scafati. Ci fermiamo per questa seconda parte di Basket Forum, ritorniamo tra poco e parleremo quindi ancora di Virtus Costone e di basket giovanile con il nostro Michele. A tra poco. Terza parte di Basket Forum con i nostri ospiti Francesco Braccagni, Michele Catalani e Andrea Zanotti. Abbiamo ovviamente parlato di quello che accadrà domani sera e di quello che accadrà anche domenica prossima. Lo ricordo, noi saremo presenti domani sera alle ore 20:30 al Palasport di Viale Sclavo per raccontarvi in diretta le vicissitudini tra Soundry Femenzana Siena e Latina e poi domenica ancora ore 18 la trasferta della Soundry Femenzana Siena sempre a Reggio Calabria. Andiamo a parlare di Virtus, Virtus Siena che ancora una volta ha portato a casa il risultato 68-57 contro il Pino Firenze. Andiamo a vedere, e quindi continua la marcia dei ragazzi di Coach Tozzi, andiamo a sentire quello che ha detto lo stesso coach a fine partita. 8ª vittoria consecutiva per la Sovrana Pulizie che batte Pino Firenze 68-57 nello scontro al vertice. Siamo con coach Maurizio Tozzi. Maurizio, stasera grande vittoria, 8º successo consecutivo, veramente un cammino bellissimo fino a questo momento. Sì, questa era una partita importante con la squadra che io reputo la migliore dal punto di vista fisico e dal punto di vista dell'organizzazione. E ci voleva una prestazione senz'altro sopra le righe per poterla portare a casa. Credo che ce la siamo ampiamente meritata perché abbiamo fatto secondi 20 minuti di qualità difensiva enorme, abbiamo concesso pochissimo a Firenze, abbiamo rispettato il piano partita e per questo sono grato ai ragazzi. Sapevamo che oggi Stefano sarebbe stato un giocatore per noi fondamentale perché dovevamo appoggiare la palla lì sia per farlo giocare uno contro uno sia per aprire il campo sulle letture di lato debole per innescare i nostri tiratori, perché non potevamo giocare su catene di blocchi perché loro sono talmente organizzati e fisici che sui blocchi cambiano e non avremmo trovato sfogo e avremmo sbattuto contro la loro fisicità. I ragazzi sono stati bravi. All'interno di questa partita ci sono stati anche 5 minuti che dobbiamo portare in palestra perché rappresentano il modo in cui non dobbiamo stare, perché li abbiamo regalati, abbiamo preso un parziale incredibile, siamo andati sotto di 10, peccato, però poi questo fa ancora più onore a tutti i giocatori di averle recuperato quel parziale. Non è stata una settimana semplice per tanti problemi di infortuni, piccoli acciacchi, Lenardon, Cercatelli, questa sera la febbre del capitano Federico Bianchi, però avete sopperito con una grandissima intensità, tutti i ragazzi si sono sacrificati, mi viene in mente Imbro che ha giocato in posizione di playmaker. Sì, era anche questa una cosa un po' prevista, non solo per le condizioni di Simone, ma perché loro hanno giocatori che mettono grande pressione sul portatore. Allora avevamo pensato di poter impiegare Gerlando anche in posizione di playmaker e dunque di rendere un po' più libero Simone o Marco dalla fatica di portare avanti contro la pressione la palla. Credo che soprattutto poi nel primo tempo è una soluzione che ci ha reso molto. Per le condizioni speriamo di recuperarli tutti perché sì, non è stata una settimana facile. Ho ricevuto oggi alle 3:30 il messaggio di Fede che aveva 38 di febbre e lo ringrazio per essere stato comunque presente anche se poco impiegato, ma è un giocatore che per personalità e caratteristiche è fondamentale. Si è concluso oggi il ciclo di ferro con tutte le squadre considerate forti, comunque le migliori di questa categoria, però non abbassare la guardia perché comunque tutte le partite in questo campionato, e lo diciamo da tanto tempo, sono veramente ostiche. Sì, penso assolutamente, noi se penso alla trasferta di Montale del 23, ma insomma io credo che tutti ci aspettassero prima, alla luce di questi risultati ci aspetteranno ancora più motivati, dunque non dobbiamo prendere niente sotto gamba. Io credo che la forza mentale per ora di questo gruppo è proprio questa, di unire l'ambizione all'umiltà.
Bene, complimenti a Coach Tozzi, complimenti a tutta la Sovrana Polizie, quindi ottava vittoria di fila e continua il rollino di marcia della Virtus che andrà a fare visita al Don Bosco Livorno sabato prossimo ore 18:45, quindi altra partita importante, però come stava dicendo anche il nostro Gabriele Voltolini, andiamo a ringraziare forse le partite un pochino più pesanti, l'ondata delle partite un pochino più pesanti sono passate, però continua e facciamo in bocca al lupo quindi alla Virtus di Coach Tozzi. Costone che invece, la Vismedere Costone che esce sconfitta contro il San Vincenzo 68-63 il punteggio, non so se Francesco ha avuto modo anche di vedere qualcosa della prima squadra. Ho avuto qualche notizia. Ha avuto notizie. Sì, è stata una partita dura perché comunque San Vincenzo è una delle pretendenti a salire, mi sembra, o prima o seconda, insomma, insieme a Carrara, quindi la partita era difficilissima. Infatti in testa con 12 punti. È stata una partita combattuta, il Costone stava avanti per mi sembra tre quarti di partita, poi in fondo ci sono state un po' anche qualche decisione degli arbitri che l'hanno un po' condizionati, questo è quello che diciamo mi hanno riferito. Ecco. Comunque sicuramente questa via era una partita difficile e magari la partita da vincere forse era quella in casa con col San Giovanni di due settimane fa, comunque credo che il campionato che sta facendo il Costone sia comunque un campionato di buon livello, forse gli manca un paio di punti che nelle trasferte a inizio anno potevano averle portate a casa. Costone che giocherà nuovamente domenica prossima ore 18 contro l'Audax Carrara fra le proprie mura, quindi in bocca al lupo anche alla squadra di Coach Binella, e noi proseguiamo e andiamo invece a parlare degli under 20 di Coach Michele Catalani, che sì, hanno fatto una trasferta a Montegranaro, anche qui abbiamo le immagini e anche qui ringraziamo la Mezzana Basketball Academy e poi anche Coach Armellini che puntualmente ci fa avere gli highlights. Che cosa è successo e come sta andando? Abbiamo perso dopo un supplementare a Montegranaro, che onestamente per noi era una partita abbastanza difficoltosa perché ci siamo presentati con tanti giocatori assenti, perché Simonovic, avendo questi tre impegni questa settimana, abbiamo deciso ovviamente insieme allo staff tecnico della Serie A di preservarlo da questa trasferta. Cepic è fuori per infortunio, Pannini idem, avevamo altri tre ragazzi fermi, per cui eravamo abbastanza contati. Onestamente Montegranaro è una buona squadra che tra l'altro ha presentato sul parquet Maspero e Treyer, che sono due giocatori che hanno anche ampi minutaggi nella loro squadra di Serie A2 e che poi di fatto hanno fatto una gran partita. Noi contro i pronostici siamo riusciti comunque a rimanere in gara fino alla fine, anzi a riacciuffarla, eravamo più 7 a 6 minuti dalla fine, poi abbiamo avuto qualche momento di difficoltà nel finale, grazie a un canestro da 3 punti di Bartoli a 2 secondi dalla fine siamo riusciti ad agguantare il supplementare, ma onestamente eravamo molto stanchi, siamo stati poco lucidi alla fine, però è stata una prestazione che quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento, del carattere che i ragazzi sono riusciti a mettere in campo ci ha soddisfatto. Poi sai, ancora il campionato è lungo perché questa era la penultima del girone di ritorno, avremo la fase orologio, quindi dovremo rigiocare ancora tante partite. Con questa siamo alla seconda sconfitta consecutiva perché avevamo perso con Pesaro, che è la capoclassifica, la scorsa settimana. Speriamo nella seconda metà di campionato di poter disporre di tutti i giocatori, perché credo che sia una squadra che può fare ancora qualche passettino in avanti. Tra l'altro prima lo abbiamo accennato, però vogliamo fare anche una parentesi non da poco di questa uscita a San Pietroburgo. Sì, siamo rientrati domenica dal primo stage di questo campionato europeo che si è svolto a San Pietroburgo. Non è stata una trasferta semplice perché abbiamo vinto una partita delle 5 in programma, avevamo un gruppo di ragazzi che si è sostanzialmente riunito per andare a giocare. Quest'anno la categoria con cui l'affrontiamo è l'Under 14, tra l'altro abbiamo anche qui il babbo di uno dei, è venuto anche Marco Braccagni con noi, e ringrazio
sia il costone che ci ha mandato impresso due ragazzi che la Virtus per la presenza di Marco, più avevamo un ragazzo di Roseto e due ragazzi di Fidenza, più ovviamente alcuni dei ragazzi della Menzana. Siamo andati ad affrontare questo primo stage sapendo che sarebbe stata dura, ma sapendo che sarebbe stata una bella esperienza. Abbiamo incontrato tanti modi diversi di giocare a pallacanestro, qualche cosa sicuramente di più evoluto rispetto a quello che siamo abituati ad incontrare nella nostra categoria Under 14 qui in Italia. È ovvio che questa è un'esperienza che a 360 gradi è nuova, è diversa rispetto a tante che si possono fare qui, è unica per certi versi, per cui noi finché la potremo fare vorremmo proseguire questo percorso quest'anno insieme alla Polisportiva, che è poi stata una delle chiavi per proseguire questa partecipazione. Abbiamo valutato che ci fossero le condizioni, l'abbiamo colto subito la possibilità. Adesso saremo a Tallinn in Estonia a fine gennaio, poi andremo a Riga, quindi ancora è lungo il cammino. È un play anche il figlio Francesco? È un giocatore di talento, non so a questa età se è utile inquadrarlo, però ha fatto un bello stage, si è comportato molto bene. Francesco, un gran lavoro anche nel mini basket che stai portando avanti te invece. Sì, io sto portando un lavoro da qualche mese al costone. Dopo la Virtus appunto sono andato al costone, faccio il coordinatore del mini basket al costone, è un lavoro che facevo anche diciamo anni indietro alla Virtus, quindi sono abbastanza diciamo nell'ambiente per questa cosa qui. Sono passato da grandi a piccoli, quindi è un po' diverso la gestione, però niente, sto iniziando appunto un nuovo percorso al costone. Sicuramente c'è un grande bacino di ragazzi, quindi si può lavorare bene, c'è dei buoni numeri, circa 150 ragazzi al mini basket, quindi è un bel movimento e c'è da seguire allenatori e ragazzi, ecco. Allora, noi andiamo avanti con la nostra rubrica di Andrea Sguerri con il suo ritorno al passato, andiamo a sentire cosa ci ha preparato questa settimana. Buon basket a tutti, bentornati. La DeLorean è pronta, in moto, i libici stanno rifornendola di plutonio, vediamo dove ci porta il display. Luglio 1965, mentre la sonda Mariner 4, partita l'anno prima dagli Stati Uniti, raggiunge per la prima volta Marte e da lì invierà le prime 16 foto del pianeta rosso, e mentre in Italia, tra Italia e Francia, Saragat e De Gaulle tagliano il nastro inaugurando ufficialmente il traforo del Monte Bianco, a Canton, in Ohio, nasce il protagonista di questa settimana, che a Siena rimarrà 3 stagioni e resterà nel cuore di molti tifosi senesi. Stiamo parlando di Larry Darnell Middleton. Dopo l'esperienza universitaria con i Tiger di Clemson, Larry fa la sua prima apparizione nel vecchio continente, in Grecia, all'Olympiakos, e siamo nella stagione 1988-89. Poi l'anno dopo l'arrivo a Trieste, alla corte del grande maestro Boscia Tanievich, e nel capoluogo giuliano Larry giocherà in due occasioni, sia prima che dopo che Bebby Stefanel facesse traslocare marchio e mezza squadra anche da lì al ben più fashion capoluogo meneghino, Milano. In mezzo l'esperienza riminese, chiusa sì il primo anno con una retrocessione per Larry, ma chiusa anche nei due anni in Riviera con 27 cartelle di media partita e con un career high davvero da far strabuzzare gli occhi, i 50 punti rifilati a Roma l'8 aprile del 1993, in cui veramente Larry sembrava il domatore nella gabbia dei leoni. Vedremo che tra l'altro Roma sarà una delle sue vittime preferite. Nel 95 c'è per lui un'esperienza all'estero, a Limoges in Francia, poi il ritorno in Italia a Pozzuoli a mangiare un po' di pizza e a farne più di 20 di media nella A2 italiana. Poi la svolta, ma non in campo, in cattedrale. Sì, infatti Larry sposa un'italiana e ottiene così la doppia cittadinanza, USA e italiana.
Diciamo che le sue doti di atleta e di tiratore di striscia avevano già fatto salivare diversi general manager quando era straniero. Figuriamoci ora che è italiano. Il boccone è davvero ghiotto, la Menzana non se lo fa scappare e Larry ripagherà la fiducia del club biancoverde realizzando più di 1000 punti in 3 stagioni a Siena. Davvero chapeau. La sua struttura fisica massiccia per una guardia dell'epoca e la sua eleganza stilistica lo fanno sembrare davvero a volte un gigante in mezzo ai lillipuziani. Atletico ma anche versatile, quando diventava di fuoco era difficile vederlo sbagliare e a Siena rimarranno stampate in mente soprattutto alcune prestazioni che manderanno all'ospedale diversi tifosi per spellature alle mani e danni alle corde vocali a forza di applaudirlo e di berciare rigorosamente alla sinise in ogni modo e maniera. La prima di queste prestazioni è il suo esordio in biancoverde e sembra davvero scritto da uno sceneggiatore americano di quelli bravi. È la prima dell'anno al Palasclavo e ad inaugurare la stagione c'è la Stefanel Milano, sì, proprio la Stefanel. Siena si presenta senza Gerard King e sembra la prima delle tante vittime sacrificali a venire per i Meneghini e invece non sarà affatto così. Larry ne segnerà 36 vedendo i santi sopra i ferri del Palasclavo e mettendo dentro al canestro davvero tutto quello che gli passava tra le mani, anche gli asciugamani dei tergi sudori. La seconda di queste prestazioni, dei top moment, è la trasferta a Roma del dicembre 97. Alla fine del primo tempo Roma è saldamente in controllo della partita, più 11, la Menzana non gira. E l'improvvido telecronista romano dell'epoca è lì a sperticarsi in complimenti per i suoi e soprattutto a stigmatizzare i difetti dei senesi, soprattutto denunciando le polveri bagnate di Larry. L'avesse mai fatto. Al rientro in campo Middleton sembra un'ira di Dio, ne segna 22 con 6 bombe e Siena si prende oltre i 2 punti la consapevolezza di avere veramente in Larry un jolly da giocare nei momenti anche più duri. A Siena si troverà benissimo, ma la sua avventura cestistica non finirà alla Menzana, specialmente per un malato di basket come lui che all'idea si sente ringiovanire nemmeno fosse Dorian Gray ogni anno che passa. Nel 2000 infatti eccolo a Pesaro dove raggiungerà le semifinali scudetto e poi 2 anni dopo ad Avellino dove si stabilirà anche più in maniera seria e fonderà una scuola per giovani talenti del luogo. La sua carriera ufficialmente si chiuderebbe a Castelletto Ticino, ma essendo Larry uno che quando si alza la mattina invece dell'ossigeno preferisce respirare l'odore della palestra, non è fuori dal caso che mentre vi parliamo sia a fare zingarate in qualche campetto ad insegnare basket anche agli amatori. Ce lo hanno rivisto. Grande Larry. E niente. Niente ancora, ultimamente medie abbastanza scarse per il nostro Andrea Sguerri. È peggiorato. Sempre a destra all'inizio, ha fatto una preparazione abbastanza scarsa all'inizio stagione. Quindi, niente, grazie comunque a Andrea Sguerri, la sua rubrica ovviamente estremamente simpatica. Siamo quasi in chiusura. Vorrei ricordare, poi avremo modo anche di poterne riparlare, che il 16-17 dicembre verrà giocata sempre al Palazzetto del Costone, questa volta parliamo di basket femminile, la Coppa Toscana, dove parteciperanno Firenze, Ghezzano, Nico Basket e lo stesso Costone, quindi avremo modo di fare una due giorni abbastanza intensa con la squadra allenata da coach Fattorini, che peraltro viene da 3 vittorie consecutive, quindi sta andando abbastanza bene. So che giocherà la prossima a Livorno, quindi in bocca al lupo alla squadra di allenato a coach Fattorini, ma ne avremo modo di parlare di questa 2 giorni di Coppa Toscana sicuramente nella prossima puntata. Io intanto sono in chiusura, vorrei ringraziare i nostri ospiti, grazie al nostro Francesco Braccagni, è sempre un piacere, spero intanto bocca al lupo per te, ovviamente anche per tuo figlio, perché ci hanno parlato molto bene, dico bene, e quindi lui gioca nel Costone. Alla Virtus. Alla Virtus, scusami.
vediamo se no, non si può fare portare, no. No, ora cominciamo. Attenzione, si va nel finale. Speriamo che in questa stagione possa proseguire in questi stage. Cerchiamo di portarvi. No, assolutamente. Stiamo scherzando, ovviamente. Grazie a Francesco Braccagni. Grazie a voi. Michele, grazie a te, grazie ovviamente alla Marzano. Vorrei chiudere spezzando un'arancia per Filippo, perché gli vogliamo bene, gli voglio bene. Assolutamente sì. E spero che, mi auguro che ci dorma stanotte. Sì, che stanotte ci dorma, ma più che altro che poi venga ripagato il tanto lavoro che sta facendo. Sì, sicuramente questo è vero, ovviamente scherziamo, e Filippo credo sicuramente lo sappia. E Andrea, grazie, con te ci vedremo domani sera, ore 20:30 al Palasport della Mezzana in diretta. E quindi grazie come al solito di essere stato con noi. A te, un saluto a tutti i telespettatori e a risentirci domani sera. Grazie alla nostra regia, a Diego, a Franz, ovviamente a Marco e al nostro Daniele qui come cameraman. Grazie a tutti voi. Chiudiamo come al solito con la nostra sigla, con gli MVP. Questa volta sono due, uno per il girone est e uno per il girone ovest. Abbiamo The Show Stephens e BJ Raymond, che tra l'altro vedremo domani sera. Quindi vi lasciamo con la nostra sigla finale MVP dello scorso turno. Andrea Aldini vi saluta e vi auguro a tutti una buona notte.